Ciao a tutti, siamo arrivati al quinto video relativo al finale Donna contro Pedone in settima traversa. Oggi passeremo in rassegna velocemente casi un po' più difficili di questa tipologia di finale, quelli con Pelone su colonna di torre e di alfiere che richiedono per poter vincere il re all'interno di una zona ben definita. Vedremo appunto com'è il processo una volta che sappiamo che è la posizione vinta. Analizzeremo solo posizioni vinte in cui il re starà sull'estremità. Vediamo com'è il ragionamento che conduce alla vittoria. Partiamo da questo primo esempio in cui si tratta di un pedone sulla colonna di torre e la zona all'interno della quale deve trovarsi il re è la zona che abbiamo per aiutarci a trovarla definito come 5-5-4-4. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Quindi il re si trova all'interno e a questo punto noi sappiamo che è vinta e dobbiamo iniziare il processo di calcolo. A questo punto non andiamo più per memoria, utilizzando la memoria a lungo termine, ma usiamo il calcolo. E il calcolo deve essere prima legato a un'idea. L'idea che ci siamo detti per vincere è quella che noi metteremo la dama in una zona, in una casella notevole. Dopodiché col re ci avvicineremo a una casa ben definita che anche in presenza di dama del re nero, della parte del nero, non riusciremo a dare scacco matto. Quindi in quello scenario qua, quindi tendenzialmente col re che si trova nelle caselle da A4 a D4, l'idea potrebbe essere quella di mettere la dama nelle case notevoli di 2 E2, F2, G2, H2, riuscendo a metterla con scacchi, con guadagno di tempo. Dopodiché, una volta abbiamo la dama in questa posizione, in tutti i casi di questa posizione al re, avanzeremo, ci sarà la promozione, quindi l'idea è quella. Avanziamo, promozione, veniamo in quella casella qua notevole, quella casella qua notevole perché non riesce in alcun modo la donna nera da scacco, dopodiché muoverai e daremo scacco matto. Quindi adesso vediamo velocemente per tutti questi posizioni come potrebbe essere l'evoluzione del gioco. Quindi scacco, scacco, andiamo in una casa notevole. A questo punto avanziamo col re. Dama, avanziamo col re, in questa posizione non ci sono possibilità di scacco. E quindi ci saranno solo matti o perdite di donna. Vediamo velocemente anche gli altri casi, quindi B5, lo schema è sempre quello, cambia la modalità con cui si prende matto. Andiamo avanti. D5, stesso schema. L'unica cosa qua è un po' più difficile dare lo scacco qua perché c'è interposto il re. Quindi in quel caso qua si ricorre a questa fase e dopo si raggiunge comunque la posizione notevole.
Quando il re si trova nelle case E4, E3, E2, E1, la casa notevole, per Tascacomatto è la C2, quindi bisognerà in qualche modo con la dama controllare la casa C2, quindi immagino una dama C3, dopodiché faremo re D3. Dopodiché ci sarà promozione dame matto. Vediamo come può essere questa fase. Quindi con guadagno di tempo la regina è riuscita a controllare la casa G2, ha consentito di avvicinare il controllo a questo punto matto. Andiamo avanti, gli altri casi sono più o meno simili. Quindi bisogna avere, una volta che abbiamo la consapevolezza che vinciamo, bisogna configurare il matto, quindi la posizione d'arrivo ideale, e dopo facciamo dei calcoli per raggiungerla. Passiamo adesso ai finali di pedone d'alfiere. Vi ricordo che le zone all'interno della quale deve stare il re bianco per vincere sono due, secondo i soldi. Di dove si trova il re nero, partiamo da quella in corrispondenza alla quale il re nero è vicino alla colonna di torre, e adesso ho fatto un disastro grafico, vediamo se riesco a riprodurlo. Ok, in quel caso qua, anche qua. Ci sarà degli scacchi opportuni e tendenzialmente qua inizialmente mettiamo la zona è la 7, cioè è la 5 4 3 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 3, 4. Ok, quindi il re si trova all'interno della zona in corrispondenza alla quale deve stare il re per vincere, e qua l'idea è quella sostanzialmente di mettere la dama, sono sostanzialmente due, o mettere la dama sempre con guadagno di tempo in D2, F2, G2, H2. Dopodiché giocare re B3, a seguito di dama c'è matto in H2. È importante notare che in E2 non va bene, perché se la dama fosse in E2, quando noi giochiamo re B3, la promozione è a cavallo e ci sarebbe la forchetta, e quindi la casa E2 non è una casa ideale per la regina. E questo è uno schema. Un altro schema potrebbe essere lasciar promuovere la regina nera, quindi giocare re B3, lasciar promuovere la regina nera, ma avendo la dama in una posizione tale che può dare scacco in D3, re va in A1, a questo punto scacco, re B1 e matto in A2. Queste qua sono tendenzialmente i due scenari con il re che si trova in alto, nelle caselle A4, B4 e C4. Vediamo adesso una tipologia, quindi sfrutto l'inchiodatura per avvicinarmi. Inchiodatura, raggiungo una casa notevole, abbiamo detto. Le case notevoli D2, F2, G2, H2.
indietreggia, regina, gli facciamo, avanziamo con re per controllare la casa 2 e a questo punto promozione regina e scacco matto. Andiamo avanti. Qua lo scenario è simile, andiamo a casa notevole G2, scacco matto. Ecco qua, è chiaro che durante la fase di calcolo bisogna essere presenti col cervello, nel senso che qua il nero tira un tranello, si sposta in A3, se la donna mangia c'è scacco matto. A questo punto il nero, il bianco non mangia e riconduce la posizione al matto notevole, già visto. Vediamo quando il re si trova in D3, cioè quindi in D3, D2 e D1, altre zone, cioè D3 e 3 e 2 e 1, le zone di confine, c'è un'altra opportunità che è data dal fatto che quando diamo scacco, se lui va nell'angolino possiamo mangiare col re. E quindi dopo beh, andiamo matto facilmente. Andiamo avanti. Re 3, scacco. Ecco qua è interessante che noi potremmo controllare la casa. Cioè, beh, c'è matto subito, quindi. Ok. Matto, quindi è un matto in due dopo re di 3, obbligata re di 1, matto. Ecco, qua bisogna stare attenti che se giochiamo un re 2 già stanno, quindi adesso qua c'è un miglioramento della posizione della regina, paradossalmente ci si allontana col re per attirare il re nella casa di 1 e dopodiché ci ridà matto. Ok, adesso vediamo sempre il pedone in settima della colonna d'alfiere, però col re nella zona vicino al centro, re nero vicino al centro. In quel caso qua la zona è la 7, è la 7, 5, 4, 4. Ripassiamo un'altra volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Adesso vediamo un po' di caselle. Quindi quando il re da questa parte, un'idea potrebbe essere, sfruttando sempre gli scacchi, andare o nelle case, B2 e A2 con la regina, con guadagno di tempo, e giocare e portare il controllo sulla casa E2. Quindi col re. Cioè, corre, si potrebbe controllare la casa E2, quindi andando per ognuna di queste case qua. In case che controllano E2, e dopo dare scacco matto con dama E2. Quindi questo qua è l'obiettivo, e quindi possiamo cercare di fare in modo, ok, vedete, quindi io sono andato in B2 con una serie con guadagni, con scacchi e guadagni di tempo e inchiodature. A questo punto gioco re per controllare E1, dama, matto. Quindi qua è simile. Ecco, l'unica cosa che non
non ha promosso. Quindi in quel caso qua l'idea è non vado più in B2, ma controllo a casa E1, che è difesa dal re, lo obbligo ad andare in D1, ma lo stesso tema, ecco qua il tema è un matto leggermente diverso, cioè è sempre col corretto controllo dei due, però dall'alto. Vediamo questo. Matto, quindi il re cala, controlla la casa dei due per proteggere la donna. Ecco, invece qua adesso l'idea è leggermente diversa, quindi si va in B3 con re. Si lascia promuovere a dama perché c'è il matto con scacco, scacco, scacco. È simile. E l'ultimo. Ok. Abbiamo quindi visto il come dare come vincere quando il re si trova all'interno della zona in corrispondenza alla quale la posizione è vinta. È chiaro che uno come cosa che deve tenere in mente è che se vogliamo, tutti gli esempi fatti hanno una caratteristica comune, che è quella di posizionare nel modo più furbo possibile la regina, ed è la prima fase. Dopodiché il re avanza, si lascia anche promuovere la donna perché si configura una posizione di matto. A questo punto direi che abbiamo finito il bagaglio di conoscenza da avere per vincere in modo sistematico i finali di donna contro pedone in settima, e per oggi completerei quella lezione con la soluzione dello studio che ho fatto vedere nella lezione numero 1. Vi ricordo, lo studio era Gregorian. Quello studio qua ha un legame importante con la conoscenza di quello studio qua, non può prescindere da quello che abbiamo visto nel finale di Dama contro Pedone in settima. E quindi vediamo in che scenario entra quello che abbiamo imparato in queste prime lezioni. Allora, prima osservazione: in questa posizione qua il bianco muove e vince, quindi lo studio dice che il bianco muove e vince. Prima osservazione e anche i ragionamentini che dobbiamo fare all'inizio
abbiamo solo il bianco a cui tocca muovere, può muovere o pedone o re. Si vede subito che la mossa di pedone a 4 è una mossa scorretta, in quanto dopo a 4 il re nero riesce a entrare nel quadrato e quindi il pedone bianco è perso, quindi a 4 è sicuramente sbagliata. A questo punto, per esclusione, la mossa corretta è di re ed è re F6. Quindi la prima mossa è abbastanza semplice perché il bianco, quindi la mossa di pedone, non può farla perché vede subito che è sbagliata e quindi la mossa più plausibile era F6. E perché furba R6, scusate, R5? Perché il re bianco prende l'opposizione. E quindi se il re nero muove verso il pedone, non riuscirà a mangiarlo perché il re bianco continuerà a seguirlo. E quando cercherà di mangiarlo, a questo punto il pedone parte e andrà a regina e vince facilmente. Però è chiaro, chiaramente il nero ha qualche risorsa in più che dovremmo in fase di soluzione immaginare. E la soluzione, la risorsa che ha in più il bianco, cioè il nero, è che quando il bianco gioca re qua, ok, il nero gioca re 3. Il bianco gioca re e5 e a questo punto invece giocare re d3 che abbiamo visto che perderebbe potrebbe giocare re c6 quindi controllando quella casa fondamentale re d5. A questo punto cos'è successo? Quindi dovete fare uno sforzo mnemonico. Immaginate re bianco qua, quindi per aiutarvi. Quindi il re bianco è qua, il re nero è qua e il nero invece di giocare re d3 gioca il pedone qua. A questo punto cos'è che è cambiato rispetto a prima? È cambiato rispetto a prima che appena in quella posizione qua con A4, il re non può entrare più nel quadrato, il re nero, perché la casa estrema del quadrato è controllata dal re che si trova qua. Quindi il nero migliora, però il bianco può fare A4. A questo punto, che risorsa avrebbe il nero? Chiaramente non spingere il pedone, perché. Quindi immaginate re qua, re qua, il pedone lo immaginate qua. A questo punto, in questa posizione, abbiamo detto A4. Se il pedone spinge, quindi se spinge, giochiamo re d5 e mangiamo il pedone, vinciamo facilmente, il bianco vince facilmente. Quindi la risorsa che deve attivare il nero è su A4 del pedone, quindi immaginate il pedone qua, di giocare re d3. Quindi re bianco qua, pedone nero qua, su A4 gioca re d3. Non tanto per andare a mangiare il pedone perché ormai non riesce più, perché non riesce a entrare nel quadrato, ma per proteggere la promozione regina di questo pedone. Quindi in questa posizione il bianco spinge, il nero spinge, il bianco spinge, il nero spinge, il bianco spinge, il nero spinge, il bianco fa dama e il nero va in settima. Quindi abbiamo una posizione notevole in cui c'è notevole che fa parte del contenuto teorico che abbiamo sviluppato.
sviluppato in queste lezioni. E la posizione che va a generarsi è quindi quel pedone qua che è diventato donna, che è qua, quel pedone qua in settima, il re nero abbiamo detto che si trova qua, e il re bianco si trova qua. Ok? A questo punto la posizione è vinta, fa parte di ciò che abbiamo visto, la riconduciamo alla conoscenza acquisita in queste lezioni. Provate per un attimo a pensare se è così. Allora, noi abbiamo visto pedone in settima d'alfiere, e quindi questo qua è un pedone in settima d'alfiere, c'è la regina, c'è il re. L'unica cosa che è un po' diversa da ciò che abbiamo visto è che i finali che abbiamo visto erano che il re nero era in D1 o B1, quindi era in una casa che difendeva la promozione del pedone C. A questo punto potremmo anche dire, cioè secondo me dovremmo capire cosa cambia come posizione e eventualmente la nostra conoscenza sul finale di pedone in settima d'alfiere è che è vinta se, quindi siamo con il re che è dalla parte non vicino, la parte centrale. Quindi noi avevamo parlato di casa di zona, diciamo, all'interno della quale trovarsi il re bianco, e la regola era 7 5 4 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2, 3, 4, e quindi la zona era questa. Quindi se non ci fosse un cambiamento operativo, cioè se la posizione fosse, non consentite qualche risorsa in più al bianco, per il fatto che il re nero è in D3, che invece è in D1, sarebbe patta. Però dovremmo valutare il fatto che il re cosa consente al bianco, che opportunità consente al bianco il fatto che il re è in D3. Quindi abbiamo fatto uno sforzo di immaginazione abbastanza notevole, adesso direi che possiamo muovere. Ciò che il pensiero che ho fatto io è quello che bisognerebbe fare quando si deve fare una scelta di questa complessità. Quindi prima di muovere dovremmo fare questi ragionamenti. Una volta completati questi ragionamenti, e chiaramente il livello di questi ragionamenti è altissimo, perché sono studi, quindi gli studi mettono in condizioni estreme la scelta della mossa corretta. Quindi abbiamo detto re qua, opposizione perché spingere il pedone sarebbe sbagliato. Re qua, re qua. Abbiamo visto che se il re viene qua, noi continuiamo a seguire, dopo diventa facile per il bianco vincere. Il nero adotta quest'idea, quindi visto che non riesce a entrare nel quadrato, però cerca di promuovere a sua volta il pedone. Il bianco spinge, il nero si avvicina per proteggere il pedone, il bianco spinge, dama. Ed ecco che abbiamo raggiunto pedone d'alfiere in settima, donna, re fuori dalla zona che garantirebbe la vittoria 7-5-4-4.
A questo punto la punizione è vinta o no? Qua c'è la fase di calcolo che deve aiutare e la fase di calcolo è abbastanza complessa e inizia con uno scacco in D5. A questo punto lo scacco in D5 lascia al nero tre possibilità. Una, due, tre, e per ognuna delle quali bisognerebbe configurare il matto. Direi che procediamo a vederla perché sono matti abbastanza complessi e vediamo con re, partiamo da re 3. Re 3, la mossa corretta per vincere, è molto elegante. E è la mossa donna G2, si minaccia il pedone e si sfrutta il fatto che se il nero promuove donna, c'è un'infilata con dama G5. Quindi in quel caso qua dama. Ecco, questa è un'altra opportunità. Se il bianco si accorge che prende l'infilata, potrebbe muovere lì, ma dopo dama D4 non ci sarebbe, dopo dama G5 non ci sarebbe né possibilità, sarebbe molto facile per il bianco perché con la donna andrebbe in C1 e quindi con calma il re raggiungerebbe il controllo della casa C2 e dopo ci sarebbe dama per C2. Mentre invece se il nero promuove donna, a questo punto c'è dama B4 e vince. Adesso vediamo l'altra possibilità. Scusate. Quindi abbiamo detto dama D5, abbiamo visto re E3, adesso vediamo re E2 come prosegue il gioco. Un'idea potrebbe essere quella di mettere la dama in una posizione opportuna e dopo avanzare col re. Quindi dama in posizione opportuna e a questo punto avanziamo col re, anche consentendo promozione dama, perché in questa posizione qua la dama non riesce a dare scacco. Quindi avanziamo col re, dama, re 3. In questa posizione la dama bianca controlla la casa 3, il re controlla la casa di scacco, catturerebbe per gli scacchi di dama in C4 e C3 catturerebbe la dama, così come in D3, e mentre le case davanti al re sono difese dalla dama e al re, quindi non c'è via di scampo e ci sarebbe il matto a seguire in funzione della mossa che fa il nero. Vediamo l'ultima variante, quindi dama D5. Scusate, l'ultima variante è re C3. A questo punto scacco e qua diventa facile perché andiamo in A1 e dopo una volta che la dama va davanti al pedone non c'è possibilità e diventa molto facile vincere perché con re pian pianino raggiungiamo il controllo della casa C2, mangiamo e dopo mangiamo pedone con la regina. Quindi per questa, diciamo, competenza, dama contro pedone in settima, direi con questi 5 video di aver completato quello che volevo trasmettervi. Mi auguro che sia stato utile
e vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!